Siamo giunti al secondo appuntamento con le interviste ai politici saronnesi e questa sera siamo in compagnia dell'ex sindaco, lo ricordiamo per 10 anni alla guida del nostro comune, l'avvocato nonché cavaliere Pierluigi Cavaliere, va Gilli, bene. con il quale proseguiremo in questo nostro itinerario. Abbiamo deciso di parlare prima di quella che è un po' la vita privata di voi, esponenti della politica locale, per avvicinarvi un po', ancora un po' di più ai cittadini saronnesi e poi parleremo anche dell'attualità politica, ovviamente con riferimento alla nostra città. Quindi partiamo con quella che è la sua esperienza di vita personale e direi le lascio un po' campo libero partendo magari dalla gioventù, sia dal punto di vista personale che anche magari dalla formazione sia scolastica che professionale che l'ha portata ad essere quello che è. Beh, io sono saronnese, sono nato a Saronno, sono nato all'ombra del campanile di San Francesco, per cui più di così credo che sia quasi impossibile. E lì ho vissuto fino a quando mi sono sposato, quindi fino a 29 anni, e i miei ricordi sono sostanzialmente collegati con quello che era il centro vecchio di Saronno, con la configurazione che aveva allora. Si andava a scuola a piedi, non c'era bisogno di essere accompagnati più di tanto. Io le elementari le ho fatte all'Ignoto Militi. Ricordo ancora il mio maestro elementare, che sicuramente è stato una delle persone che ha influito di più sulla mia formazione. Mi ha quantomeno trasfuso molto l'interesse per la storia locale e per la storia in generale. Le medie alla Vascapè, quindi anche lì a due passi da casa, insomma. E poi dopo ho fatto il liceo classico a Saronno, un po' ospiti del liceo scientifico, 3 anni invece nelle cantine dell'Ignoto Militi. E fino ad allora quindi la mia vita si è svolta sostanzialmente a Saronno, in un ambito abbastanza circoscritto, perché nel centro in fondo c'era tutto e anche i compagni di scuola erano della zona. Ci si frequentava, si giocava nei cortili, si andava da un cortile all'altro, era un mondo molto diverso da quello odierno. Poi al periodo dell'università l'ho vissuto a Milano all'Università Cattolica, ma anche lì con grande facilità, in 35 minuti dal letto arrivavo in aula, e quindi a Milano sostanzialmente io andavo solo per andare a lezione, non ho mai avuto un gran rapporto. Ho un rapporto di particolare amore per questa città così vicina, che però io mi sento, non ho mai gradito particolarmente. E poi il resto della mia vita si è svolta anche quello a Saronno, a parte la parentesi del servizio militare, ma quello è vicino. Che però è servito, ero a Bracciano, vicino a Roma, e ho potuto perfezionare i miei studi all'università. Alla Pontificia Università Lateranense, e ho imparato a conoscere bene la città di Roma, che amo moltissimo. Mi sento un po' romano, diciamo così, in senso positivo, non in senso denigratorio, ed è una città nella quale torno molto spesso e dove mi trovo molto meglio che non a Milano. Lo dico apertamente, non soltanto per la bellezza della città, ma anche per l'atmosfera in cui si vive. E a Saronno ho svolto e continuo a svolgere la mia attività, anche se oramai non sogno la pensione, perché gli anni passano per tutti. Qui sono nati i miei figli, che sono tre, mia moglie anche lei è saronnese e da tantissimi anni è la vicepreside del liceo scientifico, quindi è anche lei nota quantomeno in questa scuola benemerita della nostra città. E per 10 anni ho avuto la parentesi di occuparmi di Saronno e dei saronnesi dal municipio, anni che sono trascorsi tutto sommato velocemente, anche se sono 10, 10 non sono pochi, con moltissimi ricordi, anche con qualche rimpianto di non aver potuto fare tutto quello che avrei voluto o di aver fatto cose che magari non avrei dovuto fare, ma questi sono degli abituali pensieri che si fanno quando si riflette con onestà intellettuale con se stessi. Terminata la parentesi di servizio a tempo quasi pieno per l'amministrazione comunale, ho ripreso la mia attività con qualche fatica e ho incominciato un'altra attività che è quasi dilettantistica, anche se la faccio con molta passione,
ho avuto la fortuna di poter coronare una delle mie aspirazioni fin da quando ero giovane, quello di poter continuare ad insegnare. Lo faccio in una università, insegno diritto ecclesiastico, materia che mi piace moltissimo. Sto scrivendo anche parecchio, insomma, su questa materia. Vedo che con gli studenti che sono, è un'università telematica per cui gli studenti non sono giovanissimi, ma ce ne sono alcuni magari anche già laureati, anzi molti già laureati, quindi persone non giovanissime con le quali si possono fare discorsi di molto maturi, anche molto, molto più approfonditi. Questa cosa mi porta non soltanto qua in Lombardia, ma anche a Roma e a Messina, dove vado quando ho le sessioni d'esame e delle sessioni e dei seminari. E quindi questo mi ha molto aiutato a sentire meno la mancanza di un'attività che prima, in quei 10 anni, è stata sicuramente più frenetica e più impegnativa di quanto non sia oggi. Poi lei più volte ha usato la parola politico, politici. Io non che la rifiuti, però la trovo parzialmente inadatta per quanto mi riguarda, perché anche nell'attività di sindaco mi sono sempre pensato e autodefinito come un amministratore più che come un politico, perché la politica pura, chiamiamola così, mi ha sempre fatto venire un po' l'orticaria, perché mi sembra che abbia la tendenza a non occuparsi della realtà, ma di concentrarsi su questioni anche ideologiche che possono avere la loro importanza, ma almeno a livello di un comune di una dimensione medio-piccola come è Saronno, quello che interessa di più ai cittadini sono cose concrete, insomma, e l'essere a contatto con loro quotidianamente è da una parte molto stimolante e dall'altra è anche abbastanza faticoso. Per cui i discorsi di pura politica, quelli me li faccio da solo, leggo, ci rifletto sopra, ho anch'io ovviamente le mie posizioni e le mie opinioni, ma nell'ambito amministrativo credo che questi siano argomenti di non primaria importanza, specialmente in un momento difficilissimo come quello che stiamo attraversando, che io non ho praticamente fatto in tempo a vedere, perché la crisi è scoppiata alla fine del 2008, io stavo terminando il mio mandato, il mio secondo mandato, mi ricordo che il bilancio del 2009, che abbiamo comunque predisposto noi, aveva già dato qualche problema, ma successivamente, insomma, è diventato davvero difficile. Io questo lo riconosco. Ne do pienamente atto a chiunque svolga l'attività di amministratore in questo momento, anzi a volte penso che chi, sì, ci sono state delle elezioni l'altro giorno, no? Che chi abbia partecipato a queste elezioni con l'idea di farsi eleggere, di diventare sindaco, sia stato mosso da un moto quasi incosciente, perché davvero è difficile e ripeto, ne sono perfettamente consapevole e non mi fermerei mai dietro a delle opposizioni di natura puramente demagogica, perché se non ce n'è, non ce n'è, insomma. L'importante è che quel poco che c'è venga utilizzato nel modo migliore, e anche qui poi ovviamente si aprono le opinioni, per qualcuno il migliore è qui, per qualcun altro è lì, per qualcun altro è là. Ecco, forse in questi momenti bisognerebbe cercare di trovare un minimo comune denominatore il più ampio possibile. Mi era sembrato che dopo le elezioni di 2 anni fa a Saronno ci fosse un po' questa possibilità di maggiore colloquio, quello che io, lo dico con dispiacere, non ho avuto nel corso dei miei 10 anni, che hanno coinciso con il periodo in cui i due fondamentali schieramenti che c'erano nella politica italiana hanno tra di loro litigato e si sono scontrati in modo frontale, no? Per cui, come succedeva a livelli più alti, così succedeva anche nella nostra città. Adesso forse è il momento di voltare pagina, anche se ognuno è giusto che mantenga le sue posizioni nel rispetto di quelle degli altri, però
un po' più di unità in questo momento credo che farebbe bene a tutti. Intende proprio il discorso, visto il momento, vista la congiuntura economica nazionale che poi si Si riverbera sulla città di riverbera Saronno, sulla città di Saronno, sarebbe ma il caso come di in tutti i avere più municipi. dialogo. Io credo che il grande problema in Italia oggi non sia solo e soltanto quello nazionale che vediamo descritto in tutti i modi con le misure da lacrime e sangue di questo governo che molte volte mi sembra inumano, ma il problema grosso sia proprio nelle comunità locali, perché il venir meno dei fondi se è limitato è un conto, ma come negli ultimi 3 anni è sempre stato fatto, perché da molti anni c'erano diminuzioni dei trasferimenti statali nei confronti dei comuni, però negli ultimi 3 anni è stata una cosa veramente disastrosa. È che in questo modo è il gatto che si morde la coda, perché i comuni strangolati dal patto di stabilità, per cui anche quei comuni che per loro fortuna, come magari un comune qui vicino a noi, dove hanno dei soldi e ne hanno tanti perché hanno avuto un risarcimento del danno per la famosa cava, no? Ma non li possono spendere perché altrimenti violerebbero il patto di stabilità. Quindi strangolati dal patto di stabilità, con minori trasferimenti, con il blocco quasi evidente di alcune attività che apportavano del denaro nelle casse del comune, in particolare l'attività dell'edilizia, perché adesso è totalmente ferma, i comuni si trovano in difficoltà gravissime. E non potendo nemmeno fare di fatto investimenti, è chiaro che questo poi si riverbera sull'economia generale, perché i comuni, le province e le regioni, al di là dello Stato, erano tra i più grossi investitori nella nostra economia. Se anche questo settore, che è pubblico, viene bloccato, si blocca tutta l'economia e quindi non se ne viene fuori più. Quindi questa rigidità, il voler a tutti i costi eliminare gli sprechi, sì, gli sprechi ci saranno anche stati, indubbiamente, forse in periodi di vacche grasse, la tendenza ad essere di manica un po' più larga era anche comprensibile, però in momenti di vacche magre quel poco che c'è non può essere finalizzato solo e soltanto o meglio sacrificato al totem della riduzione del debito pubblico e di queste cose che nella teoria gli economisti le studiano, ma poi nella pratica si devono scontrare con le persone fisiche, con quelle che adesso si troveranno a pagare l'IMU, una botta micidiale, e che nel contempo si devono pagare anche il mutuo. È colpa degli italiani, se è tradizione degli italiani, ed è una tradizione secondo me lodevole, che l'80% degli italiani abiti in casa di sua proprietà e comperata anche con dei mutui, quindi facendo sacrifici. A me pare che sia una cosa bellissima, perché quando uno ha il tetto sulla testa si sente più sicuro. E poi c'è anche il problema di chi invece la casa non ce l'ha, con gli affitti che sono quello che sono. Se noi andiamo a poche decine di chilometri a nord di Saronno, andiamo in Svizzera, lì è l'esatto opposto, è l'80% dei cittadini vive in affitto e quindi vive in una situazione che è diversa da chi ha la sua casa, e non è una mania, è andare a colpire ancora questo che è un bene. Stiamo parlando della casa in cui uno abita, non certo dei patrimoni fatti di chi ha da decine di appartamenti, quello è un altro discorso. È profondamente sbagliato, perché in fondo deprime le persone e uno dice: ma chi me lo fa fare? Già per avere un mutuo, uno che lavora e che ha un lavoro che non è fisso, definitivo, a tempo indeterminato, fa fatica a trovare il mutuo e deve avere la garanzia dei genitori che magari abbiano la pensione. Ma oggi come oggi. E quindi questa è una grossa difficoltà. Il nostro comune, l'amministrazione, ha scelto di non ritoccare l'addizionale IRPEF per quest'anno, che peraltro da noi era abbastanza bassa, non arrivava al massimo, e però colpiva tutti, e invece di puntare più che sull'IMU della prima casa, di puntare sull'IMU per tutti gli altri immobili,
con un'aliquota che non è ancora precisa e definita, ma comunque è tendenzialmente verso la massima. E io questa è una scelta che non ho condiviso, penso che l'IMU sia meno equa di un'altra imposta, l'addizionale IRPEF, che colpisce tutti e tutti i redditi e quindi sia da rivedere, insomma, quest'anno andrà come andrà, anche perché nella confusione italica in cui viviamo le rate dovevano essere due, adesso sono diventate tre, ma comunque dovremo pagare il conguaglio alla fine dell'anno, perché solo alla fine dell'anno sapremo qual è l'aliquota definitiva e io penso che tante tredicesimi finiranno per pagare il conguaglio, insomma. Anche questo è un altro sintomo di assoluto distacco dalla realtà di chi l'ha pensato. Perché se c'è un po' di commercio, c'è sotto Natale, ma se la tredicesima deve andare per pagare l'IMU o altri balzelli di questo genere, è chiaro che poi dopo continuiamo a vedere il gatto che si morde la coda finché la coda non se l'è mangiata e non gliene rimane nemmeno più. Insomma, questo è quanto. E non mi pare di poter dire comunque che i cittadini si lamentino e basta. Perché, no, 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 Grazie. io credo che ci sia, da quel che sento andando in giro anch'io, insomma, dalle chiacchiere fatte al bar a quello che si sente, adesso ogni tanto vado a fare la spesa io al supermercato, da quello che sento dire, no, le persone sono preoccupate, ma mi pare che siano anche consapevoli di questa difficoltà che comunque, anche se sarà temporanea e non si sa fino a quando, inciderà sui nostri comportamenti e in un modo definitivo. Insomma, molto probabilmente abbiamo vissuto davvero al di sopra delle nostre possibilità per tanti anni e ci siamo illusi che tutto potesse continuamente crescere, 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 crescere. E non è così e non c'è bisogno di essere economisti della Bocconi per capirlo. Ma non mi pare che nessuno voglia evitare qualche sacrificio, perché quando si è su una barca che traballa, tutti cercano di salvarsi. Certo, ci sono alcuni che sono un po' più in alto sulla barca e quelli che invece sono molto più in basso. E questi non devono essere lasciati indietro, insomma. Quando si dice appunto dell'equità, io non sento lamentarsi, non sento persone che si lamentino perché è stata cambiata l'età della pensione, sì, magari mi lamenterei anch'io, però va bene, se devo lavorare qualche anno in più lo si farà, non è questo che mi rovina l'esistenza, ma si lamenta invece di quando il costo generale della vita, poi siamo stati anche sfortunati, quest'inverno ha fatto molto freddo, le bollette del gas che sono arrivate in questi giorni sono veramente micidiali. L'aumento anche dei carburanti, no? La benzina, eccetera, messi tutti insieme spingono a pensare che non è più questione di togliere degli sprechi, ma qui stiamo cominciando ad arrivare a toccare il nocciolo dell'essenzialità e questo è molto pericoloso, perché poi mi pare che questo possa essere un argomento di comune sentire. Perché poi quando si arriva, ed è di ieri la notizia davvero terribile, del suicidio di un imprenditore saronnese, e mi fa impressione non tanto perché fosse saronnese, ma perché è un'altra vita che se n'è andata. Ora, non conta nulla che siano stati 30 o 50 o 60 dall'inizio dell'anno, anche uno solo sarebbe bastato per richiamare l'attenzione. E per pensare che le persone sono fatte di carne e di ossa, non soltanto di debiti e di crediti. Però arrivare a questi gesti estremi che hanno anche purtroppo una forte carica imitativa in un momento in cui il deprimersi diventa facile perché non si hanno certezze per il futuro e anzi il futuro viene visto con paura, non con speranza, proprio la sostituzione di quello che è un atteggiamento ottimistico, direi spontaneo, naturale, cioè uno pensa sempre il futuro dovrebbe essere sempre meglio, no? E invece adesso il futuro lo vediamo probabilmente sotto una luce scura di preoccupazione, perché non si sa se abbiamo già toccato il fondo oppure no, e poi anche lì che cosa vuol dire toccare il fondo, insomma.
Se vuol dire togliere il superfluo, possiamo andare avanti lo stesso. Se invece, come dicevo prima, si arriva all'essenzialità, è un po' diverso. Ecco, questa notizia di ieri mi ha non solo rattristato umanamente, ma mi ha veramente lasciato con l'amaro in bocca, perché che anche nella nostra città, che forse è anche più fortunata di altre, si possa arrivare a tanto è impressionante. Questo lo dico anche perché nel lavoro vedo un aumento esponenziale dei fallimenti, e dietro i fallimenti non ci sono soltanto debiti non onorati, ci sono situazioni davvero difficili. A volte, in altri momenti, ci esisteva dei fallimenti cosiddetti pilotati, in cui qualcuno lo faceva apposta per poi ricominciare libero da impegni. Oggi sono invece fallimenti veri. E spesse volte fallimenti determinati dalla mancanza di liquidità. Le banche non fanno credito, lo Stato e gli enti pubblici faticano a pagare, pagano con enormi ritardi, ed è chiaro che se uno ha dei crediti ma non li riesce a riscuotere, però deve pagare i debiti, e quelli arrivano con le cartelle esattoriali, a quel punto può anche capitare che vada tutto in tilt e si vada a finire drammaticamente la propria vita appesi ad un albero. Cioè, questi sono momenti che io non avrei mai pensato di vivere, anche, di assistere durante